Ah, ma infatti, ma 17 punti persi dal primo e secondo tempo. Cioè, non è un caso, una statistica che conta qualcosa. Sì, diciamo che le statistiche contano però su certe cose fino a un certo punto, giustamente, perché intanto ci sono anche gli avversari, ci sono anche gli episodi, ci sono anche delle partite dominate che magari non riesci a portare a casa. Di sicuro, torniamo sempre allo stesso discorso. Se tu vai a vedere le partite dove noi abbiamo sofferto, a tratti, noi abbiamo trovato più spirito durante la partita e la squadra le ha portate a casa anche con le unghie. Le partite dove magari la prima parte della partita la domini e fai vedere che sei più forte e hai la partita in mano, non è un, sono d'accordo con te che non può più essere un caso, perché una volta è un caso, due volte è un caso, la terza volta che lasci dei punti non è più un caso. Allora è lì che anche dobbiamo fare lo scatto. Tu mi dici, come mai non è ancora stato fatto adesso? Il calcio non è matematica, però il problema è quello. Quindi c'è una sorta, tra virgolette, di presunzione della squadra nel momento in cui si trova a dimostrare una superiorità? No, ma sì, può sembrare questo, ma io penso che questi ragazzi sono tutto tranne che presuntuosi. Almeno la maggior parte. Almeno la maggior parte. Quindi è anche così non è un sentirsi forte, perché loro l'hanno anche dimostrato in certe partite che sono magari hanno in mano la partita e sono più forti dell'altra squadra. Però il calcio è fatto anche di questo, il calcio è fatto anche di una squadra più debole che però ti mette in difficoltà. Il calcio è anche questo, per quello che ti dico che noi dobbiamo cambiare, perché alla fine giocando così abbiamo avuto delle difficoltà, noi dobbiamo credere nel gioco, perché questa squadra è terza anche per il gioco che ha fatto, perché non è che io dico bisogna avere il furore agonistico, dobbiamo avere cattiveria, ma questa è una parte di quello che dobbiamo avere, non è che dobbiamo avere solo quello, perché il gioco ci ha fatto anche arrivare fino a qui. Però dobbiamo capire che in certi momenti della gara dobbiamo essere più brutti, dobbiamo essere più cattivi, e le partite si portano a casa anche in questo modo, almeno io sono sempre stato abituato così.